privilegio di avere Valeria Benatti che ha scritto questa storia e ne ha recitato qualche parte. Valeria è una giornalista, una voce storica di Radio RTL, è scrittrice ed è impegnata in molti progetti sociali e portavoce di molte onlus. Insieme a tutto questo hai sentito l'esigenza di scrivere questo libro. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi a Basilio. È la prima volta che vengo qui, quindi mi fa molto piacere vedervi così tanto presenti e tanti uomini soprattutto. Durante le mie presentazioni non ci sono uomini in genere, perché parlare di violenza disturba. Oggi poi se ne sente parlare forse anche troppo, nel senso che i femminicidi sono all'ordine del giorno, ogni 3 giorni una donna viene ammazzata, e non vorrei che poi questo suscitasse un effetto opposto. È un vecchio amico che mi invita a cena. Che cazzo è? Cosa vuole da te? Digli che non puoi, digli che stai con un uomo geloso. Ciao bella donna, martedì sono a Milano, vieni con me a cena. Te la do io la bella donna. No, non ci vengo con te a cena. Ma cosa fai? Ti dico che sono un amico, è uno di Roma con cui ho lavorato in passato e comunque non mi va che tu risponda a posto mio. Da quanto va avanti questa storia? Ma non lo so esattamente, non è mai stata una storia vera e propria, se non nell'ultimo periodo. Prima era solo un furioso prendersi e mollarsi davanti ai clandestini. Diciamo che lo conosco da almeno 3 anni. E lui è stato violento fin dall'inizio? Ma lui ha un suo modo di essere e di fare che include una certa durezza, sì. Ma io non la vivevo con una violenza, mi sembrava fosse accettabile. Ti sembra accettabile che l'uomo che ami ti dica che vuole ammazzarti puntandoti un coltello sulla faccia? Che dire, veramente intensa. Intensa questa presentazione, come è già stato detto, siamo già abituate dalle nostre amiche di Rovescio Dritto che ogni volta cercano, ma proprio perché poi creando emozioni, no? E sicuramente una presentazione così ha creato tante emozioni e ognuno di noi si porterà a casa qualcosa stasera. È importantissimo, veramente i dati purtroppo nel 2018 sono veramente brutti su questo tema, sono saliti ancora i femminicidi, per cui sembrava che ci fosse stata una battuta d'arresto nel 2017, quantomeno siamo arrivati al minimo storico, invece purtroppo già un 3% nel 2018, nei primi 10 mesi del 2018 è cresciuto rispetto all'anno scorso, per cui è un tema veramente importante. Una riflessione è che purtroppo è salita molto l'età, delle donne che vengono uccise. Adesso la media parliamo di 54 anni, per cui bene il discorso dell'educazione fondamentale, ma è un'educazione al rispetto, un'educazione ai sentimenti, alla non violenza, come giustamente diceva prima Carla, stiamo portando nelle scuole attraverso appunto l'associazione che sta portando un progetto bellissimo, però è nelle famiglie. Nelle famiglie perché, come diceva prima Valeria, 8 donne su 10 vengono uccise dai propri compagni. Per cui è in famiglia che si consumano questi delitti e poi bambini che assistono, perché come sapete bene, al di là delle parole, fare l'esempio, quello che conta è la vita, per cui è un problema socioculturale importantissimo. Che Jessica Rossellini, Matteo il